Italo Calvino, scrittore di libri famosi, autore tra l'altro delle Città invisibili, ci sarà nel 2000 ancora la vecchiaia? La vecchiaia è certo un tema che mi interessa, che mi interessa tutti quelli che nel 2000 in qualche modo si considereranno entrati nella vecchiaia, che la media della vita umana vada crescendo, che i progressi della medicina rendano per molte persone la vecchiaia più facilmente sopportabile, credo che sia un fatto, ma non è quello che mi interessa in questo momento. È il rapporto tra i vecchi e i non vecchi. È essere vecchi, per esempio, se i vecchi fossero i soli giovani, in un'epoca in cui i vecchi fossero i soli giovani e in cui le persone mature o giovani fossero già dei vecchi, questo cambierebbe molto la situazione. Io credo che una diversità tra i vecchi e i giovani ci debba essere perché una civiltà abbia una vitalità. Che cosa deve significare il vecchio? Questo è la cosa da discutere, perché oggi i vecchi stanno perdendo significato. In altre epoche il vecchio era o il depositario di una saggezza, era oggetto di una venerazione patriarcale, oppure, o anche nello stesso tempo, era il vecchio brontolone, il vecchio avaro, era l'ostacolo per l'affermarsi della giovinezza. E oggi il vecchio oggi si tende a separare i vecchi dal resto della società. Esistono in America, sappiamo, queste città di pensionati in cui vivono solo vecchi, anche da noi, anche sulla Riviera, queste città in cui i vecchi svernano, in cui non si vedono altro che file di vecchi. Questo però è tutto sommato una perdita di significato. C'è però il fenomeno che nel centro della città spesso il centro di alcune metropoli, per esempio a Parigi, è fatto di vecchi e di giovani e di giovanissimi, mentre le coppie, la parte diciamo più produttiva della società, tende ad andare nei sobborghi. E lì si tratta di capire quale deve essere il ruolo del vecchio. Per esempio, essere un vecchio pieno di vitalità e di energia in un mondo in cui i giovani sono stanchi, forse non è una bella cosa. L'importante è che ci sia una trasmissione, un rapporto, anche chissà se tra 20 anni avrò accumulato una saggezza o un'esperienza che a tutt'oggi devo dire che non sono riuscito a mettere da parte. Anche in questo caso è come trasmetterla. Il rapporto tra giovani e vecchi è molto difficile, perché da una parte la parte sicura che il vecchio, l'anziano, ha tutta una serie di errori che ha compiuto, ha la negatività della propria esperienza, che questa è sicura, no? Non si discute, e che però che vorrebbe trasmettere ai giovani, ma che i giovani non
non stanno a sentire, perché i giovani hanno bisogno di fare i loro errori, anche se sono stati gli stessi, cambiate le situazioni, eccetera. Ma pensa che domani invece riusciranno a trasmettere queste esperienze? Io non credo. D'altra parte ci sono i valori positivi che ogni generazione ha avuto o crede di avere, e tanto i vecchi quanto i giovani. E quello, anche quello è difficile da trasmettere, perché se uno comincia a dire noi da giovani sì che eravamo in gamba, subito diventa un rompiscatole terribile, non è subito rifiutato. Quindi la positività della propria esperienza non si può trasmettere, e neanche quella dei giovani, perché se quando un anziano comincia a dire dei giovani voi sì che siete in gamba, questi vostri aspetti nuovi come li apprezzo, falsifica subito tutto, ecco, diventa allora tutto fasullo. Chi sarà il depositario della saggezza domani? Chissà, forse si usciranno fuori delle forme di saggezza o di non saggezza o di contrario della saggezza che siano in qualche modo significative. Certo che tra cui le generazioni comunicano di più è l'insieme degli errori, che esperienza che non si può trasmettere, perché ogni generazione deve fare i suoi errori. E quello che li distingue è la parte positiva che ogni generazione ha e che è per definizione incomunicabile. Quindi più contrasto o più alleanza tra vecchi e giovani domani? Chissà, forse la migliore soluzione sia di diventare un vecchio molto antipatico. Io credo che non ci potrei riuscire senza molto sforzo, magari anche accentuando i caratteri di repulsività, diventando un vecchio un po' ripugnante, un po' torbido, un po'... In questo senso scatenerei una reazione di bellezza, di pulizia, di purezza, che sarebbe positiva. Forse è questo il modo, cioè, un provocatore. Forse sarebbe il modo più socialmente positivo di stabilire un contatto. Come sono pensabili queste città per vecchi? Queste città di vecchi. Di vecchi oggi sono un po' sinistre, perché c'è un'area di consumismo per vecchi, come c'è un consumismo per giovani. Ci sarà del cibo per vecchi domani? Forse sì, perché c'è questo finto giovanilismo dei vecchi che certo non è per niente attraente. Forse accentuando la separazione, facendole delle specie di città proibite ai non vecchi, si acquisterebbero un valore simbolico, quasi accentuando il carattere di anticamera dall'aldilà, dalla quale potrebbero esserci delle spedizioni di vecchi cattivissimi che si gettano nella città dei giovani e catturano delle giovani creature per cibarsene, per prendere, per succhiare del sangue caldo, oppure assumere una ierarchicità, non essere vestiti con colori sgargianti, con le mode giovanili, ma no, in modo solenne, patriarcale, e forse ci sarebbero dei giovani che si staccano dalla città dei giovani e cercano di superare le barriere e di arrivare alla città dei vecchi per captare una saggezza che loro crederebbero che c'è, magari non c'è, ma comunque già il credere che c'è sarebbe una cosa molto importante. Questa è un'immagine quasi magica della vecchiaia di domani. Dovrebbe essere una magia, diciamo, naturale, senza dire adesso facciamo una cosa magica, perché sennò subito si vede il trucco. Ecco, ma socialmente lei pensa che i vecchi avranno più potere?
Ma ci sono paesi governati da vecchi. C'è questa lentezza del rinnovamento dei gruppi dirigenti che riguarda una parte, una parte della popolazione anziana, quella che detiene il potere. Io penso che se il potere diventerà una cosa sempre di più, come lo è già adesso in gran parte, priva di fascino, priva di attrattiva, una cosa che non attrae, le persone migliori, questo dovrebbe essere, quindi va benissimo che sia lasciato in mano ai vecchi. E a queste orde di vecchi potrebbero corrispondere delle orde di bambini? Si può pensare a un parallelismo tra le due situazioni. I bambini che cresceranno nelle città e che avranno sempre più problemi perché saranno in gran parte abbandonati a se stessi. Ci sarà lo sviluppo degli asili nido, delle scuole materne, eccetera. Ma, ecco, ma come li alleveremo? Ma ci saranno anche dei problemi logistici, come arrivarci, le città saranno sempre intasate, praticamente i bambini non ci potranno andare, se no quelli che stanno. Quindi nei grandi casamenti la cosa che già c'è nelle grandi città, c'è una portinaia, una vecchietta, una funzione della vecchiaia che tiene dei gruppi di bambini che potranno diventare anche delle orde più vaste che dilagheranno nel resto della città in mezzo al traffico che sarà semiparalizzato e quindi potranno girare in mezzo alle macchine quasi sempre ferme e che avranno una loro lingua perché le città saranno formate da etnie diverse. E quindi come faranno a capirsi? Ci saranno delle lingue, l'evoluzione delle lingue dal basso continuerà, dato che anche le città dell'Occidente saranno abitate da africani, da asiatici, eccetera, quindi ci saranno delle mescolanze di lingue, anche di ceppi completamente diversi. E poi ci sarà invece l'impatto della televisione che darà un linguaggio invece più standardizzato come quello che parliamo noi e che entrerà anche quello nella circolazione. Ma si capiranno anche a suoni? Avranno degli strumenti forse? La musica sarà certamente, come è già adesso, un mezzo di, non di comunicazione, ma un modo di stare insieme attraverso la musica, attraverso le cassette, attraverso queste cose qui. Quindi e suoni, simboli, segni. Può darsi che anche queste comari che guideranno queste orde di bambini avranno per essere sentite in mezzo al frastuono della città, non so, delle nacchere, dei tamburi, sì, può darsi che ci siano. E in questa città la natura che ruolo potrà avere? Ma la natura, c'è certamente un elemento naturale in grande espansione, su quello possiamo certamente far conto, e sono i topi. I topi aumentano sempre perché tutte le campagne di deratizzazione non fanno che selezionare topi più resistenti ai nuovi veleni, più intelligenti, e
che si propagano con una velocità tale che nessuna forma di lotta sarà possibile. Quindi dovremo certamente mettere nel conto il fatto che, che le città saranno popolate da queste masse enormi di topi che usciranno alla luce del giorno dalle fogne, dai sotterranei e che si mescoleranno in qualche modo alla vita cittadina. E il rapporto tra padri e figli come potrà cambiare? Cambierà? Bisogna vedere che padri saranno. Il rapporto è, io credo che continuerà questa crisi, dato che questa crisi di discontinuità tra le generazioni, i padri sono sempre più insicuri su quello che devono insegnare, o insegnano delle cose che praticamente non servono. Cioè il potere di repressione che ogni educazione deve avere, il potere di liberazione che deve essere il suo effetto, e devono trovare un equilibrio. La repressione non deve essere tale da soffocare, perché allora è la repressione negativa. Nello stesso tempo il rifiuto di esercitare di rappresentare una figura di autorità in qualsiasi modo è come si è sperimentato in questi anni, deleteria, perché crea degli infelici. Quindi è questa arrivare a un nuovo dosaggio tra una forma di autorità e il potere liberatorio che deve dare qualsiasi educazione che serva. E questo è difficile, non si sa se si arriverà, non certo tra 20 anni, speriamo tra 200, sì. Il 2000 sarà senza Dio né Marx? Ma no, direi che la tendenza va verso delle riprese religiose, molto acute, di religioni strane, di religioni nuove, di religioni anche terribili, come quella del Reverendo Jones in Giamaica, che porta a suicidi collettivi, di tutti i vari le varie sette, tipo Mr. Moon, o i figli di Krishna, c'è questa facilità di manipolare le coscienze con delle discipline assolutamente alienanti. Nello stesso tempo ci saranno anche delle riprese religiose sincere sono tutti poveretti, ma più legate a dei contenuti culturali più densi, più sostanziosi, sia nelle religioni tradizionali, sia in forme di religiosità individuale. E chissà se l'epoca delle religioni politiche, dei credi politici in cui si investe una carica ideale e di disinteresse che ha dominato l'Ottocento e gran parte anche del nostro secolo, può anche darsi che continui, anche se
anche se penso che la politica si farà sempre di più amministrazione, allora ci vorrebbe sopravviveranno quelle filosofie che possono dare una morale dell'amministrazione senza sfondi di palingenesi, morale dell'amministrazione che oggi non esiste, ma tutto sommato forse la politica diventerà sempre meno interessante. L'umanità sarà ancora capace di fantasia? Ma qualche anno fa si diceva l'immaginazione al potere, che sembrava uno slogan molto bello. Poi ripensandoci, il segreto è che l'immaginazione non prenda mai il potere, cioè non diventi parola d'ordine, non diventi programma obbligatorio. L'immaginazione, la fantasia, la creatività, di cui tanto si parla, devono contrapporsi a un elemento anche di routine, di limitatezza, di prevedibilità che rende la vita vivibile. Guai se c'è solo il prevedibile, ma se tutto è fantasia, non si tocca niente, non si realizza niente. Probabilmente se abbiamo intorno uno scenario di grigi parallelepipedi, possiamo addobbarlo con bandierine, festoni, ali di farfalle. Se abbiamo intorno invece uno scenario solo di ali di farfalle, non viene fuori niente. Per questo sono un po' diffidente sul fatto della creatività, dato come fine dell'educazione, come principio primo, come ogni cosa, ogni lavoro deve essere creativo. No, il lavoro deve essere esatto, metodico, fatto secondo le certe regole. Poi è su quello che può nascere la creatività. Se no è una specie di marmellata che non ha sostanza. Italo Calvino, che cosa sarà dell'amore nel 2000? L'amore ha degli aspetti che sono costanti e degli aspetti che cambiano secondo le civiltà. Credo che sia importante che un certo senso di possessività, non dico sia eliminato nelle forme che sono state praticate fino ad oggi, probabilmente la possessività fa parte del sentimento amoroso, ma che sia vissuta in un altro modo, che ci sia più parità o almeno un ritmo di alternanza nell'istinto di sopraffazione dell'altro che c'è sempre nell'amore. Ci sarà ancora gelosia? Io spero che ce ne sia sempre di meno, perché è un sentimento che non... è un sentimento che nuoce al geloso,
e non all'oggetto della gelosia. Però c'è l'amore è quella cosa lì, una parte di gelosia certamente c'è, è il modo di viverla, è il modo di essere se stessi pienamente se stessi nel rapporto amoroso. E soprattutto una sincerità, un uscire dagli schemi fissi del comportamento maschile, del comportamento femminile, nello stesso tempo con la coscienza che sono due ruoli differenti. E naturalmente ci vuole un ritmo è un piacere di vedere come si muove l'altro, e poi tutto questo è legato al fatto di come saremo nevrotici, questa dimensione di nevrosi nella quale viviamo e che si riflette nei rapporti amorosi in maniera alle volte schiacciante, sapere amministrarla nel modo migliore, non riversare, non fare del partner o della partner diciamo la vittima, comunque il ricettacolo della propria nevrosi. Ma c'è da aver paura del nostro domani, del domani dei nostri figli e nipoti? Beh sì, bisogna essere sempre pronti al peggio. Questo. Come sarà? Come dovrebbe essere l'uomo colto del 2000? Ma Einstein diceva che gli sarebbe piaciuto fare lo stagnino, e credo che l'uomo colto del 2000 dovrà essere uno che sa cucinare, che sa fare le pulizie in casa, dovrà farlo, ma comunque dovrà anche metterci un certo piacere, una certa comprendere che una civiltà è fatta di tutte queste cose, che tutto deve cominciare dalle basi materiali del vivere, che sappia anche cucire, cosa che io non so, ma che avrei potuto imparare, e che sappia anche fare la calza. In che cosa stiamo sbagliando di più oggi rispetto al domani? Ma nel non valutare quello che è irreversibile, quello che è modificabile. Credo per esempio che sia difficile pensare che possiamo fare a meno di enormi quantità di energia. Quindi il problema energetico va affrontato realisticamente. E non farci un mito della natura che oggi possiamo godere solo perché abbiamo alle spalle una civiltà tecnologica che ci garantisce di tante cose. Quindi
la natura che noi oggi godiamo come natura, non l'avremmo goduta come natura se invece fosse stata il nemico con cui batterci come per i nostri padri, i nostri antenati. Italo Calvino, tre chiavi, tre talismani per il 2000. Anche fare dei calcoli a mano, delle divisioni, delle estrazioni di radice quadrata, delle cose molto complicate. Combattere l'astrattezza del linguaggio che ci viene imposto ormai, con delle cose molto, molto precise. E sapere che tutto quello che abbiamo ci può essere tolto da un momento all'altro, con questo goderlo, non dico mica di rinunciare a niente, anzi, però sapendo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo può sparire in una nuvola di fumo.